Nome: Giovanni. Dario. Sofia. Di dove sei? Parma. Roma. Roma. Cosa fai nella vita? L'imprenditore. Lo studente. La studentessa. Tre aggettivi per descriverti: curioso, dinamico, metodico. Simpatico, efficiente e curioso. Determinata, concreta, gentile. Il tuo talento più grande? La caparbietà. Sapermi adattare ad ogni situazione. Essere sincera in ogni situazione, credo. Il tuo difetto più grande? Sono disordinato. Poca autostima. La testardaggine. Dimmi una cosa che ti spaventa. Non riuscire a controllare. Non sfruttare al meglio il tempo che ho. La solitudine. Hai paura della guerra? Sì. Anche se non la sento vicina, sì. Io direi pure chi non ne avrebbe. Però non la vivo in prima persona, quindi sì, dai. Qual è la cosa più difficile che hai fatto negli ultimi 6 mesi? Il presidente di piccola industria. Recuperare il voto di chimica. Dover stare 3 settimane solo all'estero. Qual è il tuo metodo per trovare l'idea giusta? Sognare e poi scaricare a terra. Ascoltare musica e lasciar fluire i pensieri. Farmi un'idea generale della situazione e scegliere poi l'opzione più corretta e giusta. Cosa vuoi fare da grande? L'imprenditore. L'attore. La carriera diplomatica, credo. Cosa volevi fare da piccolo? Lo scienziato. L'attore. La fotografa oppure la giornalista del WWF. Lavoro manuale o intellettuale? Manuale. Dietro ogni lavoro manuale penso che ci deve per forza essere una base intellettuale. Io, al di là del lavoro in sé, direi entrambe. Quanto è importante nella vita la matematica? Tutto. La matematica sta alla razionalità come la fantasia sta alla creatività. Nella vita è sempre utile, però è fatta anche da altro tipo la creatività, appunto. Quale successo ti rende più orgoglioso? La mia famiglia. Andare a letto ogni notte sapendo che ho dato il massimo e che continuerò a farlo. Riuscire nelle cose dove non eccello. Cosa cambieresti nella scuola? Qualcosa, ma non tutto. Sicuramente metterei più gite didattiche e viaggi di istruzione per poter vedere meglio il mondo. Sinceramente non cambierei molto. A me piace molto pure la visione della scuola-lavoro che si è creata. Cosa cambieresti nel mondo del lavoro? Cambierei nel far capire che il lavoro non è una parentesi della giornata, ma è parte della vita. Io penso che ci debba essere più sicurezza per tutti. Non so esattamente bene come rispondere, però noto come in quest'ultimo periodo ci sono molte contraddizioni al suo interno. Una persona che stimi? Draghi. Mio nonno, che ha 87 anni e ancora insegue un domani. Mio padre, che invece con la sua tenacia ha raggiunto un sacco di obiettivi. Un superpotere che vorresti avere? Volare. Poter controllare il tempo. La capacità di leggere nel pensiero delle persone. Cosa hai imparato in questi anni così difficili? Che è difficile stare soli. A utilizzare al meglio il proprio tempo. Che con pazienza passa tutto e bisogna soltanto avere un po' di fiducia. Una cosa che non sopporti della tua generazione? L'arroganza. L'arroganza e la superficialità. Il fatto che ormai non abbiamo dei punti di riferimento stabili e che tendiamo a velocizzare tutto. E dell'altra? Di quella prima, di non aver pensato a chi veniva dopo. E di quella attuale, dei giovani che devono combattere. L'indifferenza. Un po' l'egoismo e il fatto di non essere stati abbastanza bravi a darci un mondo migliore. 3 parole per descrivere un'impresa. Bella, completa e visionaria. Profitto, produzione e innovazione. Eleganza, organizzazione e società. Cosa vuol dire fare l'imprenditore? Rendere veri le idee e i sogni. Gestire capitale e forze lavoro al fine di un guadagno. Capire le persone, i loro gusti e affrontare dei rischi. 3 parole per descrivere un bravo imprenditore. Attento, curioso ed instancabile. Capacità di comunicazione, perseveranza e creatività. Accogliente, temerario e rispettoso. 3 parole per descrivere un bravo studente. Attento, curioso ed instancabile, come gli imprenditori. Responsabile, curioso e organizzato. Costante, curioso e determinato. Cos'è il PMI Day? Sinceramente non lo so, guardate. Il giorno delle piccole e medie imprese? Il PMI Day è una grande festa dove gli imprenditori vanno a scuola e gli studenti vanno nelle imprese. In questo modo ci si conosce e si capisce che il futuro può essere costruito in un percorso sulle nostre piccole e medie imprese.
Quante volte sei entrato in un'industria? Tante, tante volte. Mai. Spesso, grazie a mio padre e al suo lavoro. Perché fare impresa? Perché riesci a tracciare la tua strada. Principalmente per generare profitto e per poter realizzare i propri progetti o sogni. Per progredire e avere successi personali, lavorativi e ovviamente sociali. Quali sono, secondo te, le difficoltà che devono affrontare oggi le industrie? Le bollette, il capitale umano e la grande inflazione che abbiamo oggi. L'eccessiva tassazione e poi anche la grande concorrenza dei mercati globali. Secondo me la transizione energetica, la scarsità di risorse e in generale il mondo del lavoro. Da 1 a 10, quanto è importante la bellezza a scuola? 7. 8. 8 e mezzo, 9. Nelle cose che compri? 9. 7. 7. Nella città in cui vivi? 10. 10. 10. Nei viaggi che fai? 10. 10. 10. Quanto conta per te lavorare in un contesto positivo? Moltissimo, ma si lavora anche in un contesto difficile e sfidante. È determinante e fondamentale. È la base per poter avere un rendimento migliore e sempre eccellente. Come ti vedi tra 10 anni? Come oggi. Più vicino alla realizzazione dei miei obiettivi, almeno spero. Io mi vedo a vivere una delle mie prime esperienze lavorative importanti e ovviamente mi vedo a continuare a studiare, perché continuare a studiare significa aggiornarsi ancora e sempre di più, e questo è fondamentale. Un consiglio che daresti all'altro? Di continuare a sognare e a realizzare i propri sogni. Pensa positivo. Preparati ad imparare.